E se sì, lo video oggi sono venuto un uomo come vedete. Come vedete ho cambiato il microfono. Qui non faccio video qui. Telecamera là non la faccio più perché ho cambiato il microfono. Allora, signori, oggi ti racconto che faccio la storia di Massimo. La chiamo qui, questo icono. Allora, che succede? Una volta erano tipo le 4 mattine, erano con un mio amico, ero. È successo, c'è stava uno senza tetta. Io era con mia madre, con il mio amico. No, ero con mia madre e con mio fratello, ero. Io stavo così, a mamma. Io stavo a parlare con mamma, no? Ah, mamma, che cazzo è questo? È uno senza tetta. Io era con gli occhi a... Cioè, io era con gli occhi fare a caghi, io mi stavo a cagare sotto. Cioè, io... Cioè, dopo di questo io sono andato a casa subito. E poi ho fatto la cosa. E niente, però eravamo, ci stavamo cagando sotto. Poi a un certo punto io e mamma siamo andati a casa, abbiamo sceso tipi anche che erano tipo le 5 e mezza, non so quando erano. Arrivo là, che c'era la mia ex. C'era la mia ex perché mi ha detto una cosa che... Ah no, 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 aspetta. Ma no, mi sono scoppiato il cervello, raga. Allora. No, la mia ex, stavo ancora insieme a lei, ancora. E mi ha detto, ma se no fa un po' i giri. Che c'ho il gavaglio. Andiamo a fare i giri. Ha fatto un po' caghi, ma che oh, ma mi piace fare un po' caghi, non mi preoccupare, io ho detto, a cuccia mi ha fatto un canino, a cucolara, ma che non piace un po' caghi, sono mica stanchi, erano, che ho mica stanchi, no? E poi, ma che, ora se mi rompi qualcosa, che cosa vuoi, un baccara, quelli che mi, le donne, no? 5 euro e 5 euro io fatto, 10 euro e 5 euro. Fatti così, no? 5 euro e 5 euro, sono fatti 10 euro. Così io ho fatto, no? Io ho detto, ok, fatelo comprare. Io ho fatto, io amo, curare che c'ho pigiama, signori, vabbè, ma non fa niente. E niente, poi siamo andati a... qua e qua, e non so dove. E poi siamo andati a fare la passeggiata vicino a casa che sono proprio qua. Proprio qua che sono io, però andiamo a qualcosa. A Geekop, quello che vende i giochi. Siamo andati là a fare la passeggiata, poi sono andato a casa vecchia, quella che abbiamo venduta. Poi a un certo punto siamo andati a casa di mio amico Mauer, un saluto. E poi è venuto pure Mauer con noi, è venuto e mi ha detto, ma sei fidanzato con Luna? Sì, sono fidanzato con Luna ancora. Io ho detto, a posto, sei insieme, a posto? Sì, a posto. Poi, è successo un casino, è successo un po' che ci siamo lasciati, ci siamo arrivati proprio così, proprio. Cioè, così. Una cosa incredibile. Poi ci siamo messi insieme, perché io ci mettiamo insieme la volta. Io ho detto, vabbè, dai, famo...
a boca prova e vediamo come succede la nostra negazione. E poi non è successo niente e poi abbiamo fatto qualcosa, però non lo dico. E poi niente, poi ci siamo messi a ballare a casa, così a caso. E poi magari l'amore mio andava in giro, così, mica l'amore mio perché sono mica sacchi, no? E questa cosa è stata molto bello. E io sarò molto felice come mica sago e lo felice. E io che vabbè, la prima andiamo via, andiamo un attimo a fare la parcheggiata, io devo fare la cosa a mio amico, che vuol dire la cosa a mio amico, e che si chiama Nicolas. Ah vabbè, andiamo, dai, andiamo là così che lo faccio conoscere. Andiamo là, andiamo a ballo, raga. Guardate questa scena, io vado a ballo, viene pure lei a ballo, guardate questa scena, c'era una donna bella, ma proprio bella, la vedi, bella, mi fa così, con la palla, io mi giro, guarda la faccia di luna, era incazzata nera, era tipo così, no? Era un cubana che ci volavo, no? Io che, a posto, sì, a posto, ero così, tipo coglione, no? Tipo così. A posto, come sai, il giorno era sempre in casa nera. E io così, vabbè, a posto, poi andava via, e Luca, perché c'aveva cose da fare. Ci vediamo dopo su WhatsApp, no? Così. A messaggiare. Mi arriva un messaggio sul telefono. No, ragazzi. L'accendo. E va qui, ogni volta che ci provi ti lascio. Io ero un gatto pauroso, ero un gatto a Chicago, perché la cosa non me l'aspettavo questa cosa. E poi, quando è andata via lei, io sono andato subito a casa in luna, subito, e sono partito tipo per tipo, arrivi a 16, sono partito da casa mia, è andata via lei, io l'ho chiamata la mia, l'ho chiamata, e ho detto, vieni un attimo a cosa, bar, che vuol dire cosa? Vabbè, vieni la mia e parla con me. Poi la scena più bella, signori, la scena più bella, non me la ricordo sempre, viene l'una o a bar, che mi dice, non baciare perché se mi baciava era la fine mia. Viene la mia ex, si coglierò, regà. Non può dire che non ci scriveva. No, regà. Allora, l'ho chiamata, la mia ex l'ho chiamata, gli ho chiesto, Massimo, vieni un attimo qua che succede un pochino. E ho visto l'una piangere. Che magari, oh, sei un amico di Massimo perché ci provi? Io che, oh, Luca, ma che cazzo stai dicendo? Che, oh, è l'amica mia che, ma che, oh, che serve la mano? A roba, non ci stava pure con lei. Ah, vabbè, cuca, mi sono sbagliato, ah, vabbè, so che ci provavi, ma vado a casa e rivengo subito a casa qua. Non voglio subito, subito di corsa, subito. Siamo andati a casa mia, ci siamo spogliati. Abbiamo scopato, cosa che non vogliamo dire. E là, non voglio dire che capite, qua non ci siamo messi a correre.
Io piota la mia se sala carengo, non ripresa, sala dietro, qua era tipo un cofano, era la porta di casa mia, no? E dietro al muro, qua, vicino dietro al muro, io, Luca vicino a me sala, faccia a faccia, stavo parlando con lei per dire una cosa. Io stavo là a parlare con lei, mi chiama. Vabbè, Luca stava lì, io ho andato al bagno, non fa cazzare. Io vengo indietro, corro, prendo la via del muro, la bacio in bocca. Raga, là ho scritto il culo perché là io ero morto. Poi la seconda volta quando sono andato a chiamarla, l'ho chiamata con un numero conosciuto, non lo so perché ho fatto il numero conosciuto e non lo so perché l'ho fatto. Così l'ho fatto. La chiamo, ma so perché mi chiami con un numero conosciuto? Non lo so, mi sono sbagliato a cliccare a caso e mi ha chiamata. Vabbè, a posto, come stai? A posto. Mi ricordo che è successo un casino. Oddio, che è successo? E vieni sotto casa mia. E corriva. Ma se io mi passi, se io, Corriva, ma corriva. Poi c'è un punto. Io dicevo, oh, mi fermo, così, e me la guardavo in faccia. Non l'ho fatta, la gripe, meno male, non l'ho fatta, me la guardavo. E guardava, Jacopo guardava, io così. Facevo i cazzi miei sul telefono, i cazzi miei, guarda, così, no. I cazzi miei sul telefono, poi vado a vedere sul messaggio chi Mauer che stava fuori con la mia ragazza, cioè che è di Gorilla. Io a certo punto, quando sono andato a saperlo, Jacopo mi ha chiamato subito, vieni a casa io, che devo dire cosa. No, Mauer. No, ma quell'amico mio, quello piccolo, no, quello. Quell'anno. Anzi, si chiama Manuele. Il mio cugino, Ciappolago. E mi ha detto, oh, Jacopo, Massimo, è successa una cosa, ma con vieni da noi in camera. Ma che camera? Apro, vengo lunga, nuca. E vedo anche mio cugino che stava accompagnando con lei. No, raga. No, raga, guarda, ho bestemmiato. Ho paccato la capota di casa di Jacopo. Ma che ho. Ma sono mai a correre perché se no io. No, una cosa del genere, che mi cavo. Una cosa del genere. Ma non scherziamo sempre. Io sono andato via, mi chiamava sempre, Massimo, perché fai così Massimo? Non eri per sì u. Io ero morto proprio, che dicevo, oh porco, mi ha lasciato lui, mi ha lasciato. Io piangevo con la mia ex, perché l'ho chiamata, andiamo a fare di come dire cosa, l'ho baciata in bocca. No, è la mia storia più bella del mondo, raga. Se il video, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, lasciate un commento, lasciate un mi piace. Ciao signore!